Cecilia Rodriguez e il piedino dietro la tenda, ecco cosa è successo. Cecilia Rodriguez torna a parlare della sua storia al Grande Fratello VIP con Ignazio Moser, siete maliziosi. Ospite a casa signorini, Cecilia Rodriguez torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello VIP. Solo adesso che è fuori infatti l'argentina dice di essersi resa conto di quanto abbia fatto rumore la sua storia con Ignazio Moser dentro la casa. Oggi, infatti, è proprio Alfonso a spingerla a parlare della cosa. Ironizzando sulla storia dell'armadio, in cui Cecilia giura di non aver fatto niente, signorini le chiede anche di parlare di ciò che lei e Ignazio avrebbero fatto nascosti sotto la tenda del confessionale. Quello è stato sicuramente uno dei primi episodi a far parlare tanto i telespettatori e oggi la Rodriguez dà la sua versione dei fatti. Non tutti hanno apprezzato il suo percorso nella casa ma, nonostante ciò, lei non ha nulla di cui recriminarsi. Cecilia Rodriguez racconta del suo primo bacio a Ignazio Moser. Il piede che spuntava sotto la tenda del confessionale? È spuntato perché ero felice e lo dondolavo, dichiara Cecilia. Nessuno degli ospiti di casa signorini, però, ha creduto molto alla versione data dalla sorella di Belen che, ai presenti, risponde, siete proprio maliziosi. Sotto la tenda del confessionale si sarebbero nascosti per scambiarsi, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, il loro primo bacio. Tutto ciò che poi è stato insinuato fuori, secondo Cecilia, non avrebbe alcun fondamento. La Rodriguez difende a spada tratta la sua storia e, nel farlo, dichiara di essere a posto con la sua coscienza. Ha sempre avuto rispetto per Francesco Monte, solo che ha capito di volere altro. Nell'armadio? Secondo Cecilia Rodriguez i rumori equivoci sono stati aggiunti in seguito dal Grande Fratello. A Cecilia Rodriguez viene anche chiesta la sua opinione sullo scandalo scoppiato in seguito alla divulgazione del video di lei e Ignazio chiusi nell'armadio. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP tuttora rimane ferma nella sua posizione, e cioè, con Moser nell'armadio non è successo niente di quello che il pubblico a casa ha inteso. Quando poi Alfonso Signorini accenna ai rumori equivoci sentiti nella registrazione lei risponde, i rumori sono stati aggiunti dopo riferendosi agli autori del programma. Quanto detto da Cecilia sarà confermato dagli addetti ai lavori del reality di Canale 5. Certo è che una volta finito il Grande Fratello VIP i modi e i luoghi in cui controbattere a questa affermazione non mancheranno di sicuro.